Buon pomeriggio a tutti voi e ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro TRCB Notizie. Apriamo andando a Brindisi, giornata della memoria dei caduti in mare, cerimonia al Monumento Nazionale Marinaio d'Italia. Tante autorità hanno preso parte alla cerimonia. Vediamo i particolari nel servizio di Francesco Roma. Questa mattina presso il monumento al Marinaio d'Italia a Brindisi sono stati ricordati tutti caduti in mare con la cerimonia Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare. Alla cerimonia solenne, nel giorno tra l'altro in cui si ricorda l'affondamento della corazzata Roma, 9 settembre 1943, ha preso parte il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio di squadra Giuseppe De Giorgi, oltre alle locali autorità civili, militari e religiose. Il 9 settembre del 1943, lo ricordiamo, il mare inghiottì 1.393 marinai, insieme al comandante della nave, il capitano di vascello Aidone del Cima, e al comandante delle forze navali da battaglia della Regia Marina, l'ammiraglio Carlo Bergamini. Ad un anno dal ritrovamento del relitto della corazzata Roma, avvenuto nel giugno dello scorso anno, ad opera dell'ingegner Guido Gai, e nel 70° anniversario dell'affondamento, la Marina Militare questa mattina ha voluto ricordare gli ufficiali, i sottufficiali e i marinai che persero la vita in quel tragico giorno, con la posa sul relitto della Roma di una targa marmorea commemorativa. A nome del capo di Stato Maggiore della Marina, l'ammiraglio Gualtiero Mattesi, a capo del Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna, ha consegnato nei giorni scorsi per la successiva posa all'ingegner Gai la targa marmorea con sopra inciso: la Marina Militare a perenne ricordo dei caduti della corazzata Roma. Golfo della Sinara, 9 settembre 2013. Si parla di tutti i caduti in mare, compresi i civili, e la Marina Mercantile è una sorella della Marina Militare, ben al di là di quello che la parola dice come formula retorica. Quindi è l'amore per il mare e insieme il combinato delle due forze che rappresentano dei pilastri del benessere e della sicurezza nazionale. C'è bisogno che la Marina venga sostenuta in maniera particolare con una visione di lungo periodo. È indispensabile se vogliamo ottenere dei prodotti innovativi e se vogliamo che l'industria possa assumere civili, cioè personale, operai, ingegneri. Pensate che se potessimo fare un investimento di 10 miliardi in 10 anni daremmo lavoro a 25.000 persone, perché l'investimento in cantieristica è l'investimento in assoluto che ha il miglior ritorno di occupazione e di redditività. E alla cerimonia c'era anche il capo di Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio Luigi Binelli Mantelli, che ha sottolineato quale può essere il ruolo della Marina di Brindisi. Vediamo. Il ruolo dell'Italia oggi è un ruolo politico, per cui non è un compito mio dirlo. Quello che posso dire è che noi siamo molto attenti e seguiamo l'evoluzione della situazione e peraltro abbiamo disposto l'invio di una nave in Libano per monitorare la situazione e sostenere i nostri uomini che sono in Libano, che è un'area che certamente non è non interessata a questa crisi. Il ruolo di Brindisi? Beh, Brindisi sono le Nazioni Unite, ora oltre alle opzioni militari esistono urgenti altre opzioni che sono il sostegno ai rifugiati, ce ne sono quasi 1,5 milioni tra Libano, Turchia e Giordania. Dovrà partire sicuramente un'iniziativa delle Nazioni Unite a cui noi certamente daremo un contributo. Che sono gente tosta, quindi non sono provatissimi, sono certamente provati perché 2 anni e passa di questa travagliata vicenda proverebbero chiunque, però sono, come ho detto, sono molto, ancora molto determinati e molto orgogliosi di quello che rappresentano. E ora le notizie di cronaca. I carabinieri della stazione di Carovigno e del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Vito de' Normanni, nell'ambito di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dell'uso e spaccio della droga, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Giuseppe Maviglio, 20enne di Castellana Grotte, e un minore per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In località Torre Santa Sabina sono stati fermati e sottoposti a perquisizione personale
penale, trovati in possesso il primo di 3 grammi di sostanza del tipo MD, l'ecstasy, suddivisa in 8 dosi per un peso complessivo di 3 grammi, un involucro contenente 2 grammi circa di sostanza da taglio e la somma contante di 300 euro. Il minore invece aveva con sé 3 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina e la somma contante di 60 euro. La droga e il denaro, ritenuto provento di attività illecita, sono stati sottoposti a sequestro. Dopo le formalità di rito, Maviglio è stato condotto nel carcere di Brindisi, mentre il minore presso l'istituto penitenziario minorile di Lecce. Invece i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi hanno tratto in arresto in flagranza di reato Elisabetta Patera, 42enne, del posto. L'accusa è di evasione in quanto sottoposta agli arresti domiciliari. Nel corso di un controllo è stata sorpresa fuori dall'abitazione. La stessa, al termine delle formalità di rito, è stata condotta presso la casa circondariale di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri della stazione di Carovigno, del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni, hanno arrestato Donato Ferrante, 51enne del posto, e Bernardo Curto, 27enne, da Villa Castelli, e una minore, responsabili a vario titolo di concorso in furto in abitazione, lesioni personali aggravate, detenzione illegale e alterazione di arma. Ferrante, guardiano di un'abitazione, nella tarda serata di ieri ha sorpreso la minore e Curto mentre tentavano un furto nella villa in contrada con la Cavallo e ha così esploso diversi colpi di pistola per intimarli. Uno di questi ha ferito alla mano Curto. L'arma, detenuta illegalmente dal Ferrante, è stata sottoposta a sequestro con 2 bossoli calibro 7,65. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, Ferrante e Donato è stato sottoposto agli arresti domiciliari per lesioni aggravate e detenzione illegale di arma da fuoco. Curto Bernardo ha riportato varie lesioni giudicate guaribili con una prognosi di 30 giorni ed è stato ricoverato in regime di arresti domiciliari per concorso in furto aggravato. La minore invece è stata condotta presso l'istituto penitenziario minorile di Lecce. Sopralluogo, torniamo a Brindisi, sopralluogo questa mattina del sindaco Mimmo Consales nelle scuole della città, un atto dovuto per verificare le condizioni degli istituti. Ad una settimana esatta dall'inizio delle lezioni scolastiche nel comune capoluogo, il sindaco di Brindisi Mimmo Consales ha convocato tecnici e referenti delle società partecipate per effettuare un sopralluogo negli edifici scolastici. Si è cominciato dal quartiere Paradiso, nello specifico nella scuola Mameli, per tracciare una verifica delle condizioni della scuola stessa e più in generale di tutti gli istituti scolastici della città di Brindisi, e questo proprio alla vigilia dell'apertura. Ricordiamo che sull'argomento nei giorni scorsi era anche intervenuto il consigliere comunale del PDL Pietro Guadalupi, che aveva sollecitato l'intervento dell'amministrazione comunale. Sul sopralluogo di questa mattina c'è da dire che il sindaco Consales e la sua equipe hanno constatato dei disagi rivenienti sicuramente da atti vandalici ma anche da qualcos'altro. Ascoltiamo le dichiarazioni alquanto pesanti del sindaco Consales subito dopo il sopralluogo alla Mameli. Abbiamo effettuato un sopralluogo nelle scuole comunali del Rione Paradiso, adesso i tecnici proseguiranno questo sopralluogo anche negli altri quartieri della città. La situazione è per molti versi sotto controllo, nel senso che gli interventi da parte delle nostre società partecipate sono in corso da alcuni giorni, in maniera tale da offrire un quadro quanto più puntuale possibile per l'avvio della scuola, che è prevista per il 16 e il 17, dipende dagli istituti scolastici. Che dire, la situazione, se da un lato è sotto controllo, è assolutamente preoccupante per quanto riguarda gli atti di teppismo che continuano, gli atti vandalici che continuano a verificarsi in tutti i quartieri. Qui al Paradiso, per esempio, ci troviamo nella Ferrante a Porti, hanno rubato la pompa, il serbatoio dell'acqua, il tutto privando i bambini proprio di questo servizio. Stiamo correndo ai ripari immediatamente, ma insomma non è una cosa che può andare avanti in questi termini. Anche qui, come dicevamo per i parchi e per il parco di Bozzano in particolare, anche qui ci sono palazzine con civili abitazioni che si affacciano su tutti i lati della scuola. Possibile che nessuno si renda mai conto che c'è qualcuno che sta distruggendo un bene comune che è di proprietà di tutta la città? Possibile che nessuno abbia mai messo mano al proprio telefono per comporre il 113, il numero del nostro comando della Polizia Municipale,
possibile che nessuno si renda conto che invece di protestare, forse fare una telefonata, lanciare un allarme sarebbe più utile per salvaguardare il bene comune. Se non partiamo così, questa città non cambierà mai. Noi stiamo facendo sforzi incredibili. Intanto posso annunciare che abbiamo superato tutte le difficoltà, nonostante i ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, per far avviare il servizio mensa a partire dall'1 ottobre. E quindi perfettamente in regola, così come in passato, ripeto, nonostante la mancata aggiudicazione della gara. E poi posso annunciarvi anche che nostra volontà precisa, cominciare a lavorare con la commissione consiliare competente, con il nostro assessore Antonio Giunta e tutti gli uffici, a un piano di accorpamento degli edifici scolastici in maniera tale da liberare alcune strutture e metterle al servizio del quartiere e tenere sotto controllo quelle che invece sono adibite al servizio scolastico e che ovviamente tenteremo di tutelare ancora di più. Politica, nessun rimpasto per il momento per la maggioranza di Consales, regge gli umori il primo cittadino alla vigilia dell'approvazione del bilancio preventivo. Può stare tranquillo almeno per ora il sindaco di Brindisi, Mimmo Consales, dal momento che il vertice di maggioranza che si è svolto sabato scorso per discutere su un possibile rimpasto in giunta e che avrebbe provocato qualche scossa all'interno del gruppo non ha avuto esito negativo, ma permetterà al primo cittadino di arrivare all'approvazione del bilancio preventivo. Certamente la maggioranza è cambiata, come hanno preso atto i gruppi consigliari di PD, UDC, Noi Centro, ma il rimpasto è rimandato, se ne riparlerà con l'autunno inoltrato, ad ottobre. I centri hanno sospeso due consiglieri, Pagliare e Ferrari, emigrati nel Centro Democratico e rischiano di perderne altri due. La situazione non è facile per tenere gli incarichi o darne di nuovi, soprattutto perché l'amministrazione si avvia all'approvazione del bilancio preventivo. Per il momento la riunione non ha portato alcun cambiamento. Solo successivamente sarà costituito un tavolo politico con tutte le forze in seno alla maggioranza, aperto anche ai segretari cittadini e ai capigruppo per mettere nero su bianco le richieste da presentare a Consales, che dovrà evitare malcontenti e delusioni per tenere compatta la sua squadra di governo cittadino. Piano paesaggistico territoriale regionale, da questa mattina se ne parla a Bari in confronto tra i sindaci pugliesi, un incontro organizzato dall'ANCI Puglia nell'hotel Villa Romanazzi Carducci per affrontare i contenuti del nuovo piano paesaggistico territoriale adottato dalla giunta regionale. All'incontro organizzato dall'associazione dei comuni sono presenti anche l'assessore regionale all'assetto del territorio Angela Barbanente e il presidente della quinta commissione consigliare Donato Pentassuglia. Viaggio nel passato con la decima fiera medievale franca che si è svolta a Mesagne sabato scorso. Un tuffo nel passato con dame, cavalieri, re, regine, scudieri e soldati che ha fatto calare a Mesagne visitatori nei contesti più realistici dell'epoca medievale. È andata in scena infatti ieri, seconda domenica di settembre, la fiera medievale franca. Un appuntamento divenuto oramai un classico di fine estate a Mesagne. Il gruppo di azione locale ha promosso l'evento svoltosi nel meraviglioso teatro naturale del centro storico mesagnese, che si è confermato ancora essere un richiamo di esperienze turistiche per questo tipo di eventi. La fiera medievale franca consiste nella riproduzione dei combattimenti medievali con spade e lance, attraverso le tecniche di combattimento vere dell'epoca medievale, che a partire dalle 17 di sabato 7 settembre hanno preso vita all'interno delle mura messapiche. È stata una buona occasione per visitare la città dei Messapi e per assaporare anche i prodotti tipici locali in uno dei fantastici ristoranti mesagnesi. I ristoratori infatti del centro messapico si distinguono da anni per la loro attenzione verso il recupero delle tradizioni enogastronomiche e quindi anche al recupero di ricette tipicamente medievali. Siamo alla decima edizione della Fiera Franca Medievale, un evento, una rievocazione storica che va ormai appunto da 10 anni fa a questa parte e rievoca un pezzo della storia avvenuta a Mesagne nel periodo medievale, quando i soldati che si dovevano imbarcare per andare nella Terra Santa si fermavano qui nei dintorni della chiesa, della cattedrale, della Basilica del Carmine in onore di San Michele Arcangelo e per farsi benedire da San Michele Arcangelo prima della partenza. In quell'occasione ci tengo a ricordare che tutti i mercanti delle zone limitrofi venivano con le proprie mercanzie poiché i soldati, dovendo mancare tanto tempo da casa, dovevano pur rifornirsi e
quindi nacque così la Fiera Franca Medievale, franca perché fu esente da tasse, voluta da Federico II. E per quest'anno abbiamo ancora come nostra consuetudine due gruppi storici della Basilicata, con i quali stiamo già avviando un percorso per un gemellaggio, in quanto ci unisce un evento storico similare. Per cui io mi auguro che la città di Mesagne possa essere sempre più presente a ospitare questi gruppi. Il Parco regionale delle Dune Costiere ha ricevuto dal Ministero dei Beni Culturali il premio del paesaggio del Consiglio d'Europa 2013. Domani, martedì 10 settembre alle 12, presso la sede del GAL Alto Salento in via Cattedrale 11, il presidente del Parco regionale Giulia Anglani e il direttore del Parco Gianfranco Ciola terranno una conferenza stampa per presentare l'importante riconoscimento ottenuto. Per l'occasione sarà presente l'architetto Antonio Angelillo dell'Agenzia per l'Architettura Moderna, che collabora con il Ministero dei Beni Culturali per la selezione dei progetti e delle candidature italiane, il vice sindaco di Ostuni Antonio Blasi e l'assessore comunale all'ambiente Giuseppe Santoro. Il riconoscimento da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali è stato concesso per aver messo in atto strategie condivise con le comunità locali per la tutela degli oliveti millenari del Parco regionale delle Dune Costiere, applicando i principi di legalità e democrazia per la restituzione dei valori paesaggistici, ambientali e culturali, materiali e immateriali di paesaggi rurali a rischio di abbandono e degrado. Il progetto propone altresì un modello economico di sviluppo ecosostenibile. E con questo da parte mia è tutto, vi lascio con le notizie di ADN Cronos, le previsioni del meteo. Vi ringrazio per essere stati con noi, buon pomeriggio. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Quirico, finisce l'incubo, oggi in procura, caso Berlusconi, si riunisce la giunta nel Bergamasco, uccisa una dottoressa che prestava soccorso. Sarà ascoltato oggi in procura a Roma Domenico Quirico, il giornalista italiano rilasciato dopo 5 mesi di prigionia in Siria. Non sono stato trattato bene, ha detto appena sbarcato a Ciampino. Nel frattempo il regime siriano avrebbe già dispiegato missili terra-aria nei pressi di Damasco in vista di una possibile azione militare straniera. Si riunisce oggi la giunta per le elezioni del Senato, che dovrà decidere sulla decadenza di Silvio Berlusconi. La riunione è fissata per le 15. Penso che il PDL non lascerà la coalizione e che il governo continuerà, dice intanto il premier Enrico Letta, e Alfano no a decisione politica. Tragedia nel Bergamasco, dove una dottoressa che stava prestando soccorso a un ferito e il ferito stesso sono morti falciati deliberatamente da un'automobile. Sulla vettura viaggiavano 3 o 4 persone che in precedenza avevano accoltellato l'uomo di origine indiana durante una rissa. Ancora proteste in Valsusa contro la TAV. Nella notte 3 betoniere di una ditta impegnata nei lavori sono state incendiate. I mezzi si trovavano vicino a una cisterna di gasolio. Ieri il ministro Lupi ha incontrato gli imprenditori valsusini vittime delle violenze. Sergei Zobianin, candidato sostenuto da Putin, si conferma sindaco di Mosca con il 51,37% dei voti ottenuti alle elezioni. Il leader dell'opposizione, il blogger Alexei Navalny, ha ottenuto invece solo il 27,24% delle preferenze. Weekend all'insegna della stabilità per i prezzi dei carburanti, tuttavia sui mercati internazionali le quotazioni spinte dalla crisi siriana sono in rialzo e così in questo quadro le medie ponderate si attestano a 1,868 euro al litro per la benzina, il diesel a 1,768, il GPL a 0,824. Serena Williams batte Victoria Azarenka in 3-7, trionfa agli US Open di tennis, quarto ed ultimo torneo stagionale. La numero uno del ranking conquista così il 5° titolo in carriera agli US Open e il 17° trofeo del Grande Slam.
Relax, più tempo da dedicare ai pasti e golosità di stagione hanno giocato brutti scherzi a molti italiani. Così non è difficile ritrovarsi in ufficio con ben 4 kg in più e i vestiti che tirano, spiega la nutrizionista Daniela Morandi. Ecco che scatta la ricerca frenetica a soluzioni estreme sul web e sui giornali, come il cerotto da cucire sulla lingua ideato da un chirurgo plastico venezuelano. Il sistema rende molto difficile e doloroso mangiare cibi solidi, spiega lo stesso medico sul suo sito. Il patch va rimosso dopo un mese, spiega Robotti, presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica. Secondo l'esperto si tratta di un sistema pittoresco non particolarmente pericoloso, ma non è un metodo che noi possiamo approvare. Fra i sistemi più bizzarri codificati in questi anni c'è la dieta autoerotica del giapponese Yamanaka per bruciare calorie, c'è anche chi ha scoperto la tenia, rimedio medievale per dimagrire, oppure il digiuno settimanale cui si affiderebbero numerosi VIP. Augura a tutti gli italiani un buon inizio settimana lavorativo. Previsioni per lunedì 9 settembre 2013. Tempo che diventa più instabile sulle regioni settentrionali, dove ci saranno occasioni per piogge o temporali, precipitazioni anche al centro, quindi vediamo di entrare nel dettaglio. Al nord nella prima parte della giornata tempo molto instabile sui settori centro-orientali, al nord del Po, con piogge e anche qualche temporale che nel pomeriggio si concentrerà sui rilievi più soleggiati, i settori occidentali salvo qualche pioggia sulla Liguria di Levante. Al centro molte nuvole con piogge più presenti sull'alta Toscana e più deboli e sparse sul Lazio e Appennini, parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. Spostiamoci nelle regioni meridionali, dove vedremo il passaggio in questo caso di nubi anche intense, ma che daranno qualche pioggia solo sugli Appennini e debolmente sulle coste campane. I venti ispirano tutti dei quadranti meridionali e con debole intensità. Temperature previste minime in locale aumento al centro e al sud, dove si raggiungeranno anche i 23 gradi, tra i 14 e i 21 gradi al nord. Di giorno prevediamo 23-27 gradi al nord, fino a 29 gradi al centro e 26-32 gradi al sud. Carissimi, l'aggiornamento si conclude qui. Arrivederci da ilmeteo.it, che vi ricorda: pioggia di settembre, poco acquista, nulla rende. A domani.